Dicevamo ieri della bellezza e della profondità di pensiero della lettera di San Paolo agli Efesini. Oggi continua il suo pensiero molto profondo, presentando innanzitutto il suo ministero. L'essere lui ambasciatore di Dio e presentatore dei misteri di Dio. L'Apostolo Paolo fu, dopo la conversione, preso tutto quanto dal mistero di Cristo. Quando Gesù gli apparve sulla strada di Damasco e gli disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Gli si impressero in mente queste parole: perché mi perseguiti? In che senso? Nel senso che Gesù ormai era salito al cielo, non soffriva più, non era più perseguitato. Allora il mi perseguiti sta a significare, e Paolo lo capì subito, sta a significare l'unione inscindibile che c'è tra Gesù e i suoi discepoli. Difatti, quando Gesù parlava e diceva: tutto quello che avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me, intendeva non soltanto un discorso psicologico, nel senso che lui era affezionato con i suoi e quindi un disprezzo, una trascuratezza nei confronti dei suoi discepoli lo poteva fare soffrire. Il discorso di Gesù invece è di carattere ontologico, non psicologico, cioè che riguarda i sentimenti, ma ontologico, che riguarda l'essere, perché fra Gesù e i suoi discepoli c'è una unità inscindibile. E l'Apostolo Paolo proprio si sente fortemente preso dalla testa ai piedi, in anima e corpo, con i sentimenti, con l'intelligenza e con le forze, dal mistero di Cristo che ha completamente invaso tutta quanta la sua vita. Ricordo che quando ero giovane prete, sentì un'espressione da una giovane signora che si era innamorata e mi diceva: ormai quest'uomo mi ha preso tutta, dalla punta dell'ultimo capello all'unghio del piede, completamente presa. Ecco, questo è quello che è successo per San Paolo nei confronti di Gesù, preso totalmente da lui. Direi che è un fenomeno che deve anche riguardare noi. Diciamo che se ci dovessero pungere in una qualsiasi parte del corpo e ci fosse, come dire, la possibilità di vedere scritto il DNA di Gesù nel nostro sangue, noi, cercando qualche goccia di sangue, dovremmo poter scorgere il nome di Gesù in ciascuna goccia del nostro sangue. Questo significa afferrare il mistero di Cristo e lasciarsi afferrare dal mistero di Cristo, perché il disegno di Dio, secondo quanto insegna l'Apostolo Paolo, è quello di riconciliare in Dio, in Cristo, tutte le cose. Ogni cosa davanti a Cristo dovrà essere riconciliata. Non per niente il profeta Isaia, che poi sarà in questo, insieme con sulla busca del
è la riconciliazione totale, è un linguaggio poetico, ma sta a significare che dopo la venuta di Gesù non possono esserci più rivali, non possono esserci più divisioni, non possono esserci più fazioni, non possono esserci più né gelosie né odi, perché in Cristo siamo tutti una cosa sola e ciascuno di noi è da un lato immagine di Cristo per l'altro, dall'altro lato deve considerare l'altro come immagine di Cristo, in modo che Gesù pervade e permea con il suo spirito ogni cosa che esiste in cielo e in terra. Nell'immagine dell'Apostolo Paolo, Cristo Gesù ha conciliato il cielo e la terra, ha fatto di due popoli, il popolo di Israele e il popolo dei pagani, un solo popolo, e ha riconciliato il mondo a Cristo. Questo mistero è stato rivelato. Secondo il pensiero di San Paolo, è stato rivelato attraverso gli apostoli e i profeti. Queste due sfaccettature, queste due valenze che ha la Chiesa di essere riconoscibile e riconducibile a Cristo attraverso due categorie: gli apostoli, che sono quelli che mostrano l'azione e la discendenza da Cristo attraverso il loro agire e attraverso la catena delle successioni di coloro che hanno creduto in Cristo, e i profeti, che sono i discepoli di Cristo guidati particolarmente dallo Spirito, che parlano nel nome dello Spirito. E quindi tra l'azione degli apostoli e la parola, l'interpretazione, il discernimento dello Spirito, i cristiani non dovrebbero mai sbagliare, arroccati sulla roccia degli apostoli, ispirati e illuminati dal carisma dei profeti, dovrebbero camminare nella strada dritta che è quella di Cristo, per essere pieni di forza e di coraggio, realizzando così in Cristo tutto il disegno di Dio, in modo che, dice l'Apostolo Paolo, noi ci possiamo accostare con coraggio a Dio attraverso la nostra fede. Ecco quale disegno meraviglioso espone l'Apostolo Paolo a noi, affinché ci innamoriamo di Cristo, non lo lasciamo mai più e ci lasciamo fortemente guidare dal suo Spirito.